In Italia le malattie cardiovascolari sono ancora responsabili del 44% di tutti i decessi. Si stima che nei pazienti che hanno già avuto un evento cardiovascolare la probabilità di avere una recidiva è del 50% al primo anno. Tra i fattori da tenere sotto controllo i trigliceridi, che al pari del colesterolo LDL contribuiscono alla creazione delle placche aterosclerotiche. Le strategie attuali farmacologiche non azzerano il rischio di nuovi eventi cardiovascolari, ovvero il rischio residuo, ma i risultati dello studio REDUCE-IT hanno confermato i benefici di icosapent-etile, un estere altamente purificato dell'acido eicosapentaenoico, disponibile in una formulazione ad alto dosaggio. Si tratta di un farmaco innovativo che ha dimostrato un'efficacia significativa nella riduzione dei livelli di trigliceridi e del rischio cardiovascolare. Professore, facciamo una panoramica sulle malattie cardiovascolari, sulla poca percezione che abbiamo delle stesse e sui fattori di rischio. Allora, le malattie cardiovascolari sono sicuramente la prima causa di morbidità e mortalità in tutti i paesi europei e anche in Italia. In Italia abbiamo un'incidenza, cioè un numero di malattie cardiovascolari all'anno di circa 700 casi ogni 100.000 abitanti, che significa grossolanamente in oltre 400.000 casi in tutta la nazione. E però abbiamo una prevalenza, cioè il numero di soggetti che hanno una malattia cardiovascolare, che si aggira attorno ai 7.500 casi ogni 100.000 abitanti, il che significa grossolanamente circa 4 milioni e mezzo di pazienti affetti. Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte in Italia, contano per circa il 44% e gli eventi coronarici, l'infarto, la morte improvvisa ischemica, contano per circa il 28%. Poi abbiamo una porzione significativa che è legata all'ictus per circa il 13%, quindi sono numeri molto importanti. E nella popolazione generale la malattia cardiovascolare non è ancora percepita, forse perché avviene improvvisamente, in pieno benessere. L'infarto avviene, mentre l'ictus avviene quando la persona è sana, sta bene, magari è operosa nella sua attività quotidiana, eccetera. C'è anche da dire che le strategie di prevenzione cardiovascolare sono state un po' trascurate da tutti gli attori coinvolti, devo dire anche un po' dalla classe medica, ma non soltanto, dagli organismi regolatori e dalla scuola, dall'educazione, per cui in realtà dobbiamo dire che è un problema serio. Le faccio un esempio che secondo me è importante. Nelle donne, le donne, una su tre muore di malattie cardiovascolari, mentre soltanto una su 30 muore di cancro al seno. Bene, hanno fatto un'intervista alcuni anni fa, riportata su Time, intervistando le donne che uscivano dai supermercati americani, e queste erano terrorizzate dal cancro al seno e non terrorizzate dalla malattia cardiovascolare. In realtà le associazioni delle donne affette da neoplasia mammaria avevano fatto un grosso lavoro di informazione e di prevenzione, cosa che è stato fatto o si sta facendo adesso, ma tardivamente, per quanto riguarda le malattie cardiovascolari. I fattori di rischio sono molteplici, devo dire che le prime cose sono abitudini comportamentali scorrette, dall'abitudine tabacica, il fumo in sigaretta, alla mancanza di educazione, di attività fisica e da una dieta che è scorretta. Ma al di là di questo poi ci sono dei fattori di rischio più specifici molto importanti, sicuramente gli elevati livelli di colesterolo LDL circolante, il cosiddetto colesterolo cattivo, la pressione non controllata, la presenza di diabete. Altri fattori importanti possono essere elevati livelli di trigliceridi o di altri lipoproteine anomale come la lipoproteina piccola. Tutti questi fattori concorrono ad aumentare l'incidenza della malattia cardiovascolare. Va ricordato che le alterazioni dei livelli lipidici probabilmente sono la causa dell'aterosclerosi, che è la malattia che sottende l'evento coronarico.
Presidente, parliamo con lei di rischio residuo, delle attuali strategie terapeutiche e della novità presentata oggi. Allora, il rischio residuo è un concetto che in realtà è stato sviluppato in altri contesti, in contesto economico-finanziario per la verità, ma nel campo della medicina cardiovascolare il rischio residuo è il rischio che è presente in pazienti che abbiano una malattia cardiovascolare quando le diverse condizioni di base siano state in qualche modo messe sotto controllo. Quindi quando in un paziente che ha avuto un infarto noi abbiamo già dato una terapia che riteniamo essere ottimale, quindi abbiamo messo sotto controllo la pressione, abbiamo fatto smettere di fumare il paziente, abbiamo trattato al meglio l'eventuale presenza di diabete, abbiamo messo sotto controllo il colesterolo, purtroppo anche in questi casi noi continuiamo a vedere che una certa percentuale di questi pazienti ha ancora ulteriori problemi che possono essere rappresentati da un nuovo infarto oppure da un ictus o da un altro problema di malattia cardiovascolare. Ebbene, questo è il rischio residuo, cioè la probabilità di andare incontro ad un'ulteriore complicazione nonostante una terapia adeguata o apparentemente adeguata secondo lo stato dell'arte. Quindi è un problema generale che attiene purtroppo alla progressione della malattia cardiovascolare. Quindi il tentativo attuale della ricerca è quello di arrivare a ridurre questa probabilità sfavorevole di eventi, questo rischio, in qualche modo risolvendo il problema. Noi, il nostro tentativo è in qualche modo quello di annullare la probabilità che il paziente che ha già avuto un problema ne abbia un altro. Purtroppo al momento non siamo ancora in grado di farlo completamente, anche se disponiamo di nuovi strumenti che promettono molto bene. Allora, i trigliceridi sono una delle componenti del profilo lipidico. Purtroppo negli anni, nei tanti anni, la ricerca clinica non era stata in grado di produrre un farmaco, un intervento che riducesse i trigliceridi e al tempo stesso migliorasse l'aspettativa di vita dei pazienti. Che cosa era successo? Era successo che noi disponevamo e disponiamo tuttora di alcuni farmaci come i fibrati, ma questi fibrati purtroppo abbassano i trigliceridi ma non si accompagnano ad un miglioramento del destino dei pazienti. Quindi una sorta di cosmesi lipidica, cioè miglioriamo il profilo lipidico dei pazienti ma non il loro destino. A questo punto fortunatamente è intervenuto un nuovo farmaco, icosapentaetil, che è un farmaco che si usa in pazienti che hanno i trigliceridi elevati. Ebbene, in questi pazienti icosapentaetil abbassa i trigliceridi e al tempo stesso però migliora la prognosi. Quindi in qualche modo abbiamo superato il limite che avevamo con i vari farmaci che abbassavano i trigliceridi ma non miglioravano l'esito clinico, non miglioravano la prognosi. Questa è la grande novità che noi abbiamo oggi. Siccome i trigliceridi alti erano uno degli elementi del rischio residuo e quindi uno degli elementi che continuavano ad affliggere i pazienti che avevano già avuto un problema nonostante facessero una cura adeguata, ebbene oggi abbiamo uno strumento per metterli sotto controllo. Questo farmaco è già approvato dagli enti regolatori americani, l'FDA, e dall'EMA, l'ente regolatorio europeo. È un principio attivo che viene somministrato nella misura di 4 grammi al giorno, sono 4 capsule che vengono assunte 2 la mattina e 2 la sera, quindi sono come le classiche capsule di olio di pesce a cui siamo stati magari abituati in passato, qualcuno lo può averle assunte magari per migliorare la propria dieta perché mangia poco pesce. Ebbene, questo è un preparato estremamente purificato, quindi parliamo di l'equivalente di 40 compresse di quelle che correntemente si trovano nelle farmacie, che vengono riassorbite in queste sole 4 compresse che vanno assunte 2 la mattina e 2 la sera. Siamo in attesa dell'autorizzazione dell'ente regolatorio italiano, l'AIFA, perché per la rimborsabilità, perché ovviamente noi desideriamo che questo farmaco sia in qualche modo prescrivibile e rimborsato come tutti i farmaci che prevengono e curano le malattie cardiovascolari. Professore, qual è il meccanismo d'azione di icosapentaetile? Allora, l'icosapentaetile è una varietà, diciamo così, purificata di una tipologia particolare di acidi grassi, cioè di grassi, di lipidi, che noi normalmente abbiamo nell'organismo e normalmente assumiamo con la dieta.
perché tutte le sostanze grasse contengono questo genere di lipidi. La peculiarità qui qual è? È parte un po' da lontano, dall'osservazione, come si diceva anche in precedenza, che alcune popolazioni che fanno grande uso di pesce hanno meno eventi cardiovascolari e livelli più bassi di trigliceridi. Si è capito che questo non è solo merito di una diversa alimentazione, ma del fatto che i grassi dei pesci, a differenza dei grassi animali delle carni rosse, hanno una composizione in lipidi leggermente diversa, che contiene questi famosi omega 3. L'eicosapentetile di cui lei mi chiedeva è una varietà purificata, cioè è un modo per somministrare, assumere quantità piuttosto elevate di questa sostanza senza dover necessariamente consumare chili di pesce di alimentazione, evidentemente. Perché fa questo? Perché si comporta come se fosse uno degli altri grassi, naturalmente, ma segue un destino metabolico leggermente diverso, che ha meno conseguenze di tipo infiammatorio, migliora, come possiamo dire, la composizione della parete delle cellule e riduce l'assorbimento dei trigliceridi.